In questo nostro cammino pasquale, perché viviamo ancora il tempo liturgico della Pasqua, noi cristiani, la liturgia della Chiesa Cattolica prolunga tutto il tempo pasquale per 50 giorni fino alla Pentecoste. Dicevo che in questo tempo pasquale, in questo nostro cammino, con la luce delle beatitudini e siamo arrivati oggi a riflettere su un'altra bellissima beatitudine, beati i puri di cuore. Chi sono i puri di cuore? Che cosa vi viene in mente quando diciamo puri di cuore? Generalmente possono venirci in mente, ecco, la purezza del cuore e la purezza dei casti. La purezza di coloro che vivono, per esempio, il voto di verginità piuttosto che il voto di castità o l'impegno al celibato. No, no, non è questa la purezza dei cuori. Quando pensiamo alla purezza dei cuori, dobbiamo pensare ai bambini, perché veramente i bambini sono puri di cuore. E vivere la beatitudine della purezza dei cuori significa in un certo senso tornare bambini, cioè dare priorità al cuore. Vedete, noi spesso la nostra vita è fatta di calcoli, calcoliamo tutto, calcoliamo quello che facciamo, calcoliamo quando lo dobbiamo fare, calcoliamo se quello che facciamo aumenta il nostro prestigio, il nostro potere, i nostri soldi, aumenta la nostra visibilità, aumenta i concetti positivi che gli altri hanno di noi. E difficilmente, difficilmente invece noi viviamo una vita senza calcoli. Iniziare da me, guardate. Eppure Gesù ci dice che dobbiamo essere beati e beati perché siamo puri di cuore. Ovvero, chi sono i puri di cuore? Quelli che sono capaci di rendere il proprio cuore puro, in una qualsiasi età. Perché noi siamo chiamati ad essere puri in qualsiasi tempo della nostra vita, cioè ad avere un cuore libero, ad avere un cuore povero, ad avere un cuore generoso, ad avere un cuore abitato dalla giustizia, ad avere un cuore abitato dalla misericordia. Questa è la purezza di cuore. E quindi le beatitudini, in un certo senso, qualcuno mi ha scritto, mi ha detto, ma queste sono cose da bambini. No, no, le beatitudini sono proprio per adulti, per cristiani adulti, perché le beatitudini ci aiutano a vivere una fede adulta, ci aiutano a vivere la maturità della nostra fede e io divento adulto nella logica del Vangelo, divento adulto nella logica delle beatitudini, sapete come? Diventando piccolo spiritualmente, diventando un bambino spiritualmente. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!